Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video, un vlog dove cominciamo con il truccarci insieme. Quindi vi mostro, scusate il rumore di sottofondo, ma sto registrando con Nicolò qui di fianco. E diciamo, iniziamo appunto a darci una sistemata. Mi trucco con voi, vi faccio vedere questo trucchino semplicissimo che ho fatto quella mattina appunto prima di uscire. Allora, ho messo un correttore sulla palpebra chiaro, di cui ho toppato la tonalità alla grande, che uso appunto tipo primer, poi opacizzo con un burro e dopodiché per il trucco occhi parto con la Naked 3, quindi faremo un trucco sui toni rosati. Ok ragazzi, ho cambiato postazione, almeno era più luce diretta. Comunque ho iniziato con lo sfumare un marroncino nella piega, faremo un trucco veramente semplicissimo. Dopodiché con il dito applico appunto un color tipo un color dorato rame all'inizio dell'occhio e nella parte finale con un marroncino. Scelgo un marroncino satinato, non è un marroncino opaco. Applico adesso l'eyeliner nero, questo è quello di Bottega Verde ed è in penna, con il quale mi trovo veramente molto 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 bene. E devo dire che a me, ragazzi, gli eyeliner in penna durano tanto, veramente tanto, però li tengo a testa in giù, appunto in un barattolino. Dopodiché passiamo alla base viso, vado a mettere il fondotinta della Bourjois Healthy Mix nella colorazione vaniglia. È un fondotinta che mi piace molto, è luminoso, naturalmente diciamo luminoso, leggero, quindi non fa effetto mascherone, però uniforme al viso. Poi vado con il fantastico, il mio amatissimo correttore Photo Focus Concealer di Wet n Wild nella colorazione Light Medium Beige. Mi piace ragazzi perché mi copre perfettamente le occhiaie e non lo abbandonerò mai, anche perché ha un costo molto economico. Poi vado a fissare tutto con questa cipria di Make Up Revolution. Scusate il disturbatore di sottofondo, ma è qui con me. Poi sistemo le sopracciglia con la matita di Essence, la colorazione 04 Blonde. Allora, come mascara vado ad applicare questo mascara che è di Astra. Allora ragazzi, io con i mascara tendenzialmente mi trovo bene quasi con tutti, perché diciamo che non parto da ciglia troppo sfigate, ecco. Questo mascara qua non è male, l'unica pecca è che più lo lavorate più vi appiccica le ciglia, è un effetto che naturalmente a me non piace, non fa molto impazzire. La forma invece mi piace moltissimo perché riuscite ad arrivare fino alle ciglia più interne appunto nell'occhio. Come blush ragazzi invece vado ad applicare il Breath of Plum di MAC. Buongiorno ragazzi, giorno successivo, come avete visto mi sono preparata perché stiamo andando al nuoto per sabato mattina. Nicco e Emanuele sono già scesi, che sto mettendo appunto Niccolo in macchina e io sto per scendere e niente, quindi andremo al nuoto, dobbiamo fare dei giri. Mi sono scordata, vabbè, niente. Mi sono dimenticata
la lista perché dovremmo andare dal Mauris e al supermercato. Comunque, li porterò con noi anche in questa giornata. Ciao ragazzi, noi abbiamo fatto piscina, siamo andati anche a col dirette a prendere un po' di frutta e verdura. Mauris è fatto, adesso sto andando all'MD. Ok ragazzi, siamo rientrati, ho fatto mangiare Niccolò e mentre Manu cucina il pranzo vi mostro quello che abbiamo preso sia da MD, da Mauris e vabbè, il fresco dalla frutteria. Allora, partiamo con le cose che abbiamo preso fresche di un'azienda agricola che è qui in queste zone. Allora, ho preso, abbiamo preso delle carote, eccole qua, un mazzettino insomma di carote. Poi vabbè, ne ho messo degli odori, prezzemolo e sedano all'interno. Abbiamo preso delle zucchine, queste col fiore attaccato. Beh, ma è in modo? Col fiore ancora attaccato. Poi ho preso un po' di qualcuno mi ha già tirato fuori perché sta facendo un risotto molto speciale, dopo lo facciamo vedere. Comunque ha il profumo di agrumi, quindi ha preso già limoni e arance non trattati. E poi ho preso giusto due finocchi. Ho speso in totale 9,50 euro per queste cose, diciamo lì, potrebbe poi il resto avevamo insomma già in casa qualcosa. Ok, passiamo dopo all'MD, ragazzi. Abbiamo fatto una spesetta, una spesuccia di una trentina di euro. Allora, Manu si è preso il succo, questo qui, limone e lime, che già ha provato. Poi, sempre Manu si è preso la Schweppes al limone, il succo di melagrana, sono dei gusti che a lui piacciono molto. Poi abbiamo ripreso il sale grosso che c'era appunto terminato. Poi sempre Manu si è preso la cedrata come bibita, appunto hanno queste della Schweppes. Poi formaggino, il formaggio questo senza lattosio, la Naturella, lo spalmabile, che io utilizzo insomma anche durante la dieta, quindi ho fatto un po' di scorta. E poi ho ripreso anche le ricottine, queste qua senza lattosio, che poi lo chef diciamo ci andrà a mantecare il risotto che sta facendo oggi, perché diciamo ha adattato la ricetta alla mia dieta, insomma, con cose che posso tranquillamente mangiare. Visto che il rito posso mangiare, non sta usando burro, non usa insomma chissà che cosa, manteca con la ricotta che posso mangiarla, quindi a posto. Allora, qui abbiamo anche lo scontrino, chef, qua stanno le ricottine se vuoi. Comunque, i succhi questi qua 1,19 euro, che non ve l'avevo detto. Poi ho ripreso, ragazzi, le fragole. Questo cestino qui di fragolette che mi mangio alla sia, diciamo merenda con magari lo yogurt, che ho ripreso, adesso faccio vedere. E poi vorrei provarle anche sopra il porridge. Vediamo se domani mattina riusciamo, se no insomma in settimana ci proverò. Poi ieri sono stata al controllo, come avete visto, da una nutrizionista e ho chiesto delle alternative dolci per la merenda del pomeriggio e quindi mi ha dato delle cose, insomma, tra cui la possibilità magari di mangiare dei biscotti integrali. Al mattino posso mangiare i biscotti che voglio, integrali, ma pure dico le gocciole, però ho una grammatura da rispettare. Il pomeriggio invece mi ha specificato proprio integrali e quindi ho voluto prendere questi qui, che sono biscotti integrali senza zuccheri aggiunti, fonte di fibra, senza olio di palma. Penso che siano dei pacchettini, sì, li sento, sono tutti tipo pacchettini divisi singolarmente, quindi anche comodo perché insomma non si apre tutto il pacchetto e non rischia insomma che poi si magari ammollano, no? Poi la carne, ho preso qualcosina appunto lì, anche perché nel punto vendita dove andiamo noi c'è proprio la macelleria, cioè proprio il banco macelleria. Comunque ho preso scelte di scottona di bovino adulto a 17,99 al chilo, ho preso questa qua. Poi, sempre come carne, ho preso sia il pollo, queste sono un po' ammucchiate, comunque sono le sottilissime, perché io, ragazze, sì, cioè, penso, devo prendere forse le sottilissime, perché ho un problema con la carne, soprattutto la carne di pollo, cioè, mi dà un...
a parte che insomma non si può mangiare cruda la carne di pollo, ma in generale è una cosa proprio che mi c'ho un po' di ribrezzo, ecco, anche al pensiero, un po' alla vista, quindi prendo tantissime di pollo, così sono sicura che si cuociono perfettamente. E queste sono a 10,99 al chilo il pollo. E poi ho preso il tacchino, sempre della Poggio Felice, fesa di tacchino a 11,90 al chilo. Questa qua, adesso andremo a congelare qualcosa. Poi sempre della Naturella, ragazzi, noi ve lo consigliamo sempre, è il formaggio questo qui spalmabile alla capra ed è buonissimo, ragazzi, è veramente molto molto buono, è un formaggio saporito, quello appunto essendo di capra, quindi deve piacervi. Mi sono ripresa cioccolato fondente, ho preso questo al 75%, mi sembra 1,19 euro stanno queste tavolette da 100 grammi. Poi ho ripreso un po' di scorta di latte, ho preso 3 litri di questo qui, alta digeribilità, con meno del 0,1% di lattosio, e ci troviamo molto bene, mi piace perché hanno proprio poi scadenza lunga, diciamo che adesso li sto consumando regolarmente al mattino, ecco, faccio colazione con il latte, molto di più rispetto a prima, quindi consumo velocemente, però prima che non lo bevevo proprio tutti i giorni, questi a lunga scadenza sono comodi. Poi come yogurt io mi sono presa questo qui, ragazzi, al cocco, questi barattolini vengono 22 centesimi l'uno. Poi lo chef qua si è preso le Kinder fette al latte, ah, per Niccolò, bugiardo. Poi ho voluto prendere questa confezioncina piccola di arachidi, per quale motivo? L'ho presa per la dieta, ragazzi, ebbene sì, perché ieri la dottoressa, la mia nutrizionista, appunto nel chiedere uno spuntino, una merenda insomma dolce, perché mi accolgo di avere voglia di dolce al pomeriggio, poi vabbè, io i controlli, ragazze, ce li ho, cioè sia prima visita che adesso appunto al primo controllo, io sto sempre col ciclo, quindi capite che insomma vabbè, le voglie sono un po' così. Comunque, a prescindere da questo, avendo voglia di dolce, mi ha dato delle cose insomma sfiziose da fare, e mi ha segnalato una ricetta per potermi fare tipo delle gli arachidi con il cioccolato fondente, fare tipo delle tipo pallocchette, mettere in freezer e poi mangiare come appunto sfizio dolce, però poi quando le farò vi farò sapere. Intanto, visto che c'era, ho preso un pacchettino di quelli piccolini, perché volendo l'MD avete anche il pacco scorta, quello più grande, io ne ho preso uno più piccino. Poi Manu si è preso i Simil Ritz, questi qua della Le Bon, sempre Manu, perché mi piacciono molto come tipo di pasta. Ho preso i chicchi di patate, questo qua è tipo gnocchetti, e poi si è preso anche del guanciale in petali, questo qua. E voilà, questa qua è tutta la nostra spesa alimentare. Sistemo e vi mostro quello che abbiamo preso al Mauris. Ok, passiamo adesso al Mauris invece. Allora, abbiamo preso intanto due confezioni di questo Scottex, stava 1,09 euro a pacchetto, quindi ne ho prese due per avere appunto un pochino di scorta. Poi stavamo terminando i fazzoletti, visto che Manuele già comincia a lamentarsi dell'arrivo appunto dell'allergia. Ho fatto insomma riprendere che non sei d'accordo? È vero, ti sei lamentato oggi. E niente, quindi ho preso direttamente un pacco scorta. No, non mi sai fa schifo, quindi questi sono 15 pacchettini a 1,09 euro. Poi, allora, abbiamo preso due attrezzi, diciamo, da cucina. Mi sembra, adesso vi controllo il prezzo, 1,99 questa qua, perché Manu non aveva la rotellina questa qui per la pasta fresca. E poi una cosa che abbiamo già lavato e messo in grizzo, ma hanno preso questa grattugia qui sottile e lunga che cercava da un pochino di tempo. Poi due tovaglie. Allora, sì capo. Ecco capo, prego. Allora, due tovaglie, una l'ho presa per l'esterno, per il tavolino che abbiamo fuori. Sapete che stiamo su Instagram, vi ho detto che stiamo alla ricerca del nuovo tavolo per fuori, ne cerchiamo uno un po' particolare, vabbè, comunque nel frattempo abbiamo quello di plastica classico.
neanche per coprirlo perché è un po' rovinato, ho ripreso una di queste tovaglie qua. Questa qua è per appunto il quadrato 120x120, di queste plastificate insomma da esterno, e viene 3,49 €. Questa dopo la vado a mettere, e mi sembra che o è uguale, perché l'avevo presa sempre al Mauris, o è uguale o molto simile a quelle che avevo già l'anno scorso. Poi, sempre tovaglia, ho preso questa qua, tovaglia insomma classica per mangiare noi. Questa è per 6 persone, quindi 135x175 metri, cioè centimetri. E niente, questa volta l'ho voluta prendere di questo colore che, come vedete, a noi piace molto. E niente, ho questa, quindi una ieri al mercato, una oggi, comincio un po' a rinnovare la situazione. Nicolò, basta. Tieni, prendi questo. Poi, avevo necessità di assorbenti, e stanno in offerta a 79 centesimi al pacchetto i Lines Idea Ultra, che sono quelli che io utilizzo, con i quali mi trovo molto molto bene, perché mi piace, come vi dico sempre, il tessuto superiore, ok? Quindi ho preso 3 pacchettini perché facevano passare in offerta massimo di 3 pezzi, quindi poi magari tornerò e me ne prendo insomma altri. Poi 69 centesimi, ho preso un Colgate, ho preso questo qua Fresh Gel da 100 ml appunto a 69 centesimi. E poi ragazzi, in offerta sempre a 2,49 € a confezione, ho preso 2 acque micellari della Garnier, questa classica pelli sensibili col tappeto rosa, con la quale mi trovo molto molto bene, e visto che l'ultima volta mi è servita e l'ho dovuta pagare al prezzo pieno, stavolta ne ho prese 2 appunto in promozione. Poi devo farvi vedere diciamo delle cosine di per la tavola, ok? Allora, Manuele cercava da tempo le ciotole, anche io magari per provare a fare tipo queste zuppe, tipo ramen, ok, queste cose così. Comunque sono ciotoline che uno può utilizzare anche per mettere un primo piatto, per mettere una piccola insalatina, insomma sono ciotoline. Ne abbiamo prese 4 per il momento, anche perché sono 4,99 € l'una. Allora, sono fatte in questa maniera, esternamente sono fatte così, sono veramente molto belle. E internamente c'è del giallo, ragazze. Quindi abbiamo preso appunto 4 di queste. Devo dire che, ragazzi, erano una più bella dell'altra. Cioè, tutte le combinazioni di colori e fantasia che c'erano hanno veramente una bellissima linea di queste ciotoline qua. E noi abbiamo preso questa perché si abbina un po' anche alle cose che abbiamo già a casa per apparecchiare, perché insomma sapete che qui in salone giochiamo molto su col color giallo ocra, e quindi abbiamo preso 4 di queste. E per finire, questo l'ho visto io, insomma mi piaceva perché mi è piaciuta molto la fantasia di questa linea di ciotole, ho voluto prendere un vassoietto diciamo da portata, che è veramente bellissimo, ragazzi, cioè, hanno delle fantasie stupende questa linea, hanno tantissimi colori, quindi voi magari avete casa con, come noi giochiamo con il color senape, magari voi non so con rosso, e ci sono diverse combinazioni molto molto belle. E niente, quindi per questo mi piace moltissimo, questo ho pagato 7,50 €. C'era anche un vassoio identico, fatto uguale ma solo più piccino, sempre 4,99 €, però abbiamo pensato che questo comunque non è enorme, forse riusciamo a sfruttarlo di più, l'altro era troppo piccino. Comunque ragazzi, questo è quanto, adesso sistemiamo tutto anche perché lo chef è su per impiattare, quindi dobbiamo pranzare.